Caterina Guzzanti, da Fastidio alla luce? No, 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 sono un'attrice, sono abituata. No, perché qui se no siamo fuori e ci hanno spento tutto. Allora, intanto cosa ci fai su Marte o cosa vorresti fare su Marte? Ma no, io veramente su Marte non ho nessuna intenzione di andare. No, no, siamo su Marte. Ah, siamo su Marte. Se Marte è piena di scritte, questo non lo sapevamo, lo scopriamo stasera con questa serie. Che si fa su Marte? Non lo so, una volta un amico in comune che si chiamava Corrado Guzzanti diceva: no, ma c'è vita su Marte, ma a volte il sabato sera. Giusto un po' il sabato sera, per cui insomma, è come stare a Roma. Senti, cosa ti aspetti da questa serie? Sei venuta per curiosità oppure? Sono venuta per curiosità, sì, un po' per affezione dopo Fascisti su Marte. Certo. Sono curiosa di vedere un altro lavoro su Marte, però non ne so nulla, per cui... Poi è sempre un pianeta rosso, per cui uno spera. Esatto, anche se al giorno d'oggi non vuol dire più niente, però vediamo. Non ci sono più i colori di una volta, che ci sono più i mezzi toni. Senti, e poi ti rivediamo a teatro perché riprendi due partite. Riprendiamo due partite tra poco, a fine mese, facciamo un'altra tournée. È abbastanza lunga, molto successo l'anno scorso e quindi a rieccoci. Spettacolo di donne, ma non solo per le donne. Affatto, anzi, molti uomini illuminati che ci vengono a salutare, a dire insomma che hanno imparato qualcosa sulle donne in più con questo spettacolo. Ci manchi un po' in televisione. Grazie, anche voi dall'altra parte. Speriamo di vederti presto, non c'è nulla in pentola? No, un periodo un po' difficile. No, per ora no. Noi ti aspetteremo e teniamo duro. Va bene, aspettatemi. Arrivo, ritorno. Con calma. Grazie, Kat. A voi, ciao.